Ha riaperto finalmente i battenti ieri pomeriggio con l'inaugurazione ufficiale il centro polisportivo di Montecotugno a Senise. Il parco dello sport e tempo libero è stato affidato dal comune Sinnico con un contratto di 5 anni alla società materana Agenzia dello Sport. Il centro, ricordiamo, situato sull'incantevole lago di Montecotugno, era stato chiuso un anno fa circa dopo la scadenza contrattuale durata 2 anni con la cooperativa Pegaso. Il centro sportivo, costruito circa 15 anni fa, rivivrà quindi una seconda giovinezza. Un impianto che avrà la sua importanza anche sotto il profilo sociale, ha dichiarato il sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo, utile al circondario del senisese Pollino che potrà usufruire dei servizi presenti nel centro. Le scuole e le associazioni, continua il primo cittadino di Senise, avranno un luogo in più per organizzare le proprie attività, con l'amministrazione comunale che ha voluto fortemente la riapertura degli impianti. Considerando la sua posizione strategica, il centro avrà dalla sua parte l'opportunità di avvalersi di numerosi turisti. Questo centro sportivo, ha detto il presidente della giunta regionale Vito De Filippo, è situato su un lago stupendo, che vale soltanto la pena ammirarlo. Se poi viene usato per manifestazioni sportive, meglio ancora. Come giunta regionale, ha dichiarato De Filippo, ci stiamo muovendo su questa direzione. Vedi il macroattrattore e poi la legge regionale che permetterà di usufruire delle acque interne per fini turistici. Ed è per questo che abbiamo investito 250.000 euro per giri turistici sul lago con un battello elettrico. Insomma, chi vorrà praticare sport d'ora in poi non sarà più frenato. Ci sarà a disposizione una struttura in cui ci si potrà cimentare in numerose discipline, quali attività natatorie, calcio a 5, basket, pallavolo, canottaggio, vela, tennis e mountain bike. Abbiamo lavorato sodo con l'amministrazione comunale, ha spiegato l'amministratore unico della società materana, Carmine Acquasanta, per portare al termine alcuni lavori che c'erano da fare, in quanto l'impianto era stato fermo per un po' di tempo. Crediamo molto in questa struttura, ha spiegato, perché forse è l'unico impianto polivalente presente nella nostra regione. La struttura dovrà servire per offrire dei servizi sportivi a tutta la collettività di Senise e dell'intero circondario. I potenziali a disposizione sono enormi. Infine, il presidente dei canottieri lucani di Senise, Domenico Totaro, ha colto l'occasione per annunciare per il 30 e 31 maggio la seconda edizione della Coppa del Pollino. Oltre 40 gare di canottaggio in programma sul lago, con atleti del Lazio, Puglia e Campania.